Signori, innanzitutto buonasera e vorrei ringraziarvi anticipatamente della vostra presenza e chiedervi scusa altrettanto anticipatamente della mia. Ok, vorrei fare alcune premesse prima di cominciare. Prima premessa, io questa sera non farò satira politica. Che ci frega, che c'è? Non farò satira di costume. Non farò coming out. Io questa sera non farò assolutamente nulla. Sto qui. Oi, scherzavo. Ok. Vabbè, oramai signori ci sono, voi siete qui, io sono lì e quindi oramai ci sono. Ci voglio provare. Che dite ragazzi? Io penso che qua è il miglior momento di oggi, quindi ci voglio provare e ci proverò stasera! Benvenuti a Zagarolo, paese dell'Unione Europea. Tempo di cambiare marcia che già c'è. Arrivederci a Zagarolo, bella per te. Quindi è un paesino piccolino, ma ve lo mi ha scaldato il cuore e ve lo voglio raccontare così. Zagarolo, ti porto nel cuore. C'avevo in mente di cantare, eccomi qua. Pensate, a 12 anni, trovarti di fronte a te un'entità, una cosa della quale hai sentito a malapena parlare, accennare,
ma non ci fai caso, perché le persone che parlano di queste cose sono persone con i capelli bianchi o persone anziane. A te che te frega? Sai giocare alla PlayStation? Che te frega? Ecco, proprio in quell'esatto momento, immaginate come se un telo nero, freddo, covattasse i tuoi sensi. Tu lì per lì immagini, bah, sarà la mia sensibilità, sarà una cosa mia. Poi vedi che le cose intorno a te, giorno dopo giorno, cambiano. La mamma, che ti guarda con un occhio diverso. Il papà, non mi rimproverà più. Strano. E i giorni passano. Una mattina, come tante altre, mi sveglio e mamma mi porta la colazione a letto. Cosa molto, molto rara. Papà, perché non sei vestito da lavoro? Vestito bello, che figo. Oggi papà non è andato al lavoro. Mamma mi dice, Gianluca, non preparare lo zaino. Oggi a scuola non ci vai. E allora lì ti immagini che possa essere il preludio di una giornata bellissima che ricorderai per il resto della tua vita. Saliamo in macchina. Un'ora, due, ora non ricordo bene. A un certo punto papà mette la freccia. Gira per l'ospedale. Perché stiamo andando in ospedale? Eppure per casa non se ne è parlato, non abbiamo parenti in ospedale. Delle persone con un camice bianco si siedono intorno a te e iniziano a parlarti. A parlarti. Come se volessero girare intorno a un discorso, però nessuno trova il coraggio di dirtelo. Fino a che una della persona, quella più grande, ti guarda e in maniera fredda, scandita, chirurgica, ti dice quella parola: tumore. Al di là di qualsiasi sconfitta, vittoria, al di là di qualsiasi lacrima o sorriso, io farò di tutto per realizzare i miei sogni. Combatterò fino alla fine, sì, ma lo farò alla mia maniera. Sordi?
esce nessuno, non esce mai nessuno quando chiedi soldi. Gastone, artista del varietà, diseur, chanteur, frequentatore della Barta Barin, uomo che malfascia, e la satira è furata al bell'attore affranto, con un vuoto, senza voce di se stesso. Io derivo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina, lo sanno tutti, creo Lina. Mia madre aveva un senso dell'economia sviluppato sino alla genialità. Pensate, io mi chiamo Gastone. Sì, lei mi chiamava Tone. Tone. Per risparmiare il gas. Ma anche io sono un inventore, un creatore, sì. Ho inventato questa cosuccia qui, il guanto bianco latte. Ma il guanto bianco latte è assai pericoloso. Sì, una volta, sorbendo un bicchiere di latte, mi sono bevuto un guanto. Oh. Io però sono sempre molto ricercato. Sono ricercato nel parlare, sono ricercato nel vestire, sono ricercato da Equitalia e sono ricercato anche perché porto bene le fracche, perché come porto i carri fracche io non lo porta nessuno, perché ho quella classe che manca agli altri comici del varietà, perché pensate, io quando ero piccino mica portavo i fracche, ma che portavo un fracchettino, giravo per casa, parevo una cornacchia. Oh. Gastone, sei del cinema il padrone. Gastone, 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 ho le donne a profusione e ne faccio collezione.